Buongiorno, come da titolo in questa lezione parleremo della patologia degenerativa del rachide, con particolare riguardo per la valutazione della rachide lombosacrale, che è sicuramente una delle indicazioni chirurgiche più rilevanti. Sapete bene che buona parte della patologia degenerativa del rachide deriva da una condizione di instabilità. L'instabilità determina alterazioni a diversi livelli. Degenerazione delle cartilagini delle faccette articolari, che si possono tradurre poi nelle immagini in edema dei peduncoli, dell'istmo delle faccette, spesso versamento sinoviale delle faccette articolari, che è evidentemente per questo motivo un segno di instabilità, e la presenza di osteofiti, che sono un tentativo del nostro organismo di in qualche modo bloccare questa ipermobilità. Coinvolgono il disco intersomatico che va incontro a fenomeni degenerativi con una riduzione del suo spessore, a questo si associa spesso edema dei piatti vertebrali e di nuovo la presenza di osteofiti. E ovviamente questo si lega anche a segni di instabilità legamentosa. Questo per consentire ovviamente una ristabilizzazione del rachide, che però poi si tradurrà nelle immagini con un collasso completo del disco intersomatico e con osteofitosi a ponte che hanno appunto la funzione di blocco articolare. Da un punto di vista anche radiologico, distinguiamo quelli che sono i reperti di macro instabilità, rappresentati ovviamente dalla spondilolisi e dalla spondilolistesi, e la micro instabilità, che è quella più subdola, che porta più cronicamente ad alterazioni discosomatiche che possono coinvolgere sia il segmento anteriore, quindi il disco e i piatti vertebrali, sia il segmento posteriore del rachide, quindi principalmente le faccette articolari e lo spazio interspinoso. Sono questi gli elementi che cercheremo di analizzare singolarmente. Per quello che concerne la perdita di segnale dello spessore del disco intersomatico, questa è evidentemente legata a una disidratazione, con conseguenza a una ridotta produzione di proteoglicani e aumento delle fibre collagene. Si osserva di conseguenza una minore elasticità dell'annulus e la formazione di queste cleft, che sono delle strie fortemente ipointense nell'immagine pesata 22 all'interno del disco intersomatico, che esprimono appunto la presenza di collagene. È tuttavia un reperto frequente anche nei soggetti asintomatici e peggiora con l'età. Sicuramente è rara, vedete l'1% nelle forme severe nei giovani. E si associa o può associarsi a protrusione del disco intersomatico in una percentuale molto alta di pazienti, che arriva quasi all'85%, anche tuttavia di soggetti asintomatici, soprattutto dopo i 50 anni di età. La perdita del segnale e la protrusione del disco hanno un significato clinico, relativo, nel senso che il valore predittivo negativo è molto alto, arriva quello quasi al 100% se vogliamo. E purtroppo il valore predittivo positivo e la specificità sono invece molto modesti, anche nei gradi più elevati di degenerazione discale, perché si riscontrano molto frequentemente anche in soggetti che non hanno sintomatologie. Ovviamente il reperto di una protrusione discale in una popolazione giovanile può avere un significato clinico più rilevante, quindi va evidentemente segnalata come un segno di iniziale microinstabilità del rachide. Troverete spesso sui referti radiologici e nelle immagini di risonanza magnetica il riscontro di queste piccole aree iperintense in T2 che si localizzano sui margini in genere posteriori, mediani o laterali del disco intersomatico. Queste zone di ipersegnale prendono il nome di High Intensity Zone o HITS e sono legate alla fissurazione radiale e posteriore dell'annulus. Istologicamente si osserva un tessuto di granulazione molto vascolarizzato con penetrazione di materiale discale. La vascolarizzazione è desumibile anche, come vedete nell'immagine sulla destra, dal potenziamento di queste HITS se eseguite l'esame con somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto, non che ci sia necessità di farlo, perché il reperto è abbastanza frequente, ma nel caso in cui venga fatto non vi stupite
di osservare un potenziamento di quest'area. È più frequente ovviamente nei dischi sottoposti a maggiore carico, quindi L4, L5 ed L5S1, e si riscontra nel 13% dei soggetti asintomatici, per cui anche questo non è necessariamente un reperto strettamente legato alla sintomatologia dei pazienti. Peraltro aumenta anche l'ITS con l'età, per cui se è raro l'11% a 30 anni, dopo i 60 anni è un reperto che si riscontra quasi nel 100% dei casi. Proprio per questi motivi, questo reperto ha una enorme variabilità con la lombalgia e con il disco doloroso, ma soprattutto ha una sensibilità bassa. E oltretutto il fatto che si riscontri molto spesso in soggetti asintomatici lo rende un reperto di fatto di scarso significato clinico, quindi anche trovarlo come riscontro in un referto neuroradiologico non ci consente tout court di correlare questo reperto con magari una sintomatologia di tipo lombalgico. Secondo alcuni autori, ma non con una, diciamo, concorde valutazione, questa correlazione tra la presenza dell'ITS e la sintomatologia dolorosa migliora se si associa anche una protusione del disco intersomatico e una degenerazione del disco intersomatico, con una confidenza che in tal caso arriva a oltre il 70% con quello che è il disco doloroso alla discografia. Ovviamente il passo successivo, anche se non esiste una correlazione tra l'ITS e l'ernia del disco, è appunto lo sviluppo di un'ernia del disco. L'ernia del disco è più delle volte un reperto sintomatico. Le ernie non espulse si riscontrano tra il 20 e il 60% però anche dei soggetti asintomatici. E questo dipende ovviamente dalla localizzazione del frammento del disco. Ovviamente un'ernia discale, anche voluminosa ma mediana, che non determinerà una compressione radicolare, si potrà manifestare con una lombalgia, ma non necessariamente con una sciatalgia. Di contro, invece, l'ernia espulsa è molto più rara nei soggetti asintomatici, e ancora di più lo è l'ernia con un frammento migrato verso l'alto, verso il basso, che quasi mai si riscontra nei soggetti asintomatici. Esistono poi, da non confondere, le cosiddette ernie intraspongiose, le ernie di Schmorl, che si trovano, vedete anche qui, in un quarto dei soggetti asintomatici, che sono le erniazioni nel contesto della spongiosa ossea del piatto vertebrale. Vi faccio vedere questo paziente, vi rendete conto immediatamente che c'è un grosso frammento discale espulso, migrato verso il basso, con apparentemente una compressione radicolare, ma il paziente in questa fase della sua vita era asintomatico, e peraltro vedete anche il motivo per cui ha eseguito l'esame: un paziente operato per un cordoma del sacro, vedete l'amputazione di parte del sacro e i fenomeni degenerativi post-attinici degli ultimi metameli sacrali, che appaiono diffusamente iperintensi per un'involuzione adiposa. Quindi non è del tutto infrequente, anche non è del tutto impossibile, diciamo non infrequente, il reperto di ernie del disco espulse in soggetti asintomatici. È molto importante la corretta definizione anatomica della localizzazione dell'ernia espulsa. Abbiamo detto che l'ernia espulsa può migrare verso l'alto o verso il basso, a volte può anche non essere semplice capire se è venuta dal disco sovra o sottostante. Una sede critica, sapete bene, è quella del recesso laterale, indicato sia nel disegno anatomico in alto che negli schemi in basso. Il recesso laterale si trova medialmente al peduncolo vertebrale e un'ernia localizzata a questo livello ha una elevata possibilità di essere sintomatica, perché sapete bene che la radice che passerà poi nello spazio intersomatico sottostante passa esattamente nel recesso laterale, quindi nello spazio, diciamo, critico dal punto di vista sintomatologico. Qui vediamo un'ernia del disco espulsa, migrata verso il basso e appunto migrata a livello del recesso laterale, in questo caso di S1, ove non è più riconoscibile la radice discale corrispondente. È ovvio che un'ernia di questo genere ha pochissime chance di non essere sintomatica. È importante anche la localizzazione sul piano assiale.
Andiamo da ernie mediane, ernie paramediane, ernie laterali, ernie intraforaminale ed ernie extraforaminale. Nella mia esperienza, le ernie intra ed extraforaminali sono più frequenti negli spazi intersomatici più alti intendiamo ovviamente l'L2 e l'L3, ma anche l'L1 e l'L2. Qui ne vedete un esempio, questo dovrebbe essere un'ernia L2-L3 con un frammento intra ed extraforaminale indicato alla freccia, qui c'è anche la sua TAC. Evidentemente questo tipo di frammento discale presuppone un intervento diverso rispetto a una laminectomia che presupporrà o meno anche una faccettomia a seconda della possibilità di raggiungere il frammento senza dover toccare la faccetta articolare. In questo paziente il neurochirurgo ha deciso per una demolazione della parziale della faccetta articolare. Queste ernie sono veramente molto critiche, quindi vedete un'altra. Sulla sinistra c'è l'immagine preoperatoria, vedete il piccolo frammento discale localizzato nel recesso laterale e in sede parzialmente foraminale, quindi direi più foraminale che nel recesso. È ovviamente una sede critica, vedete che in questo caso il neurochirurgo ha dovuto eseguire un intervento di laminectomia e faccettomia mediale, ma tutto sommato sembra che una parte del frammento discale sia ancora presente nella sede dell'intervento. Da un punto di vista tecnico, queste ernie del disco sono un po' insidiose alle indagini diagnostiche perché possono avere un segnale anche relativamente alto in T2. Questa iperintensità di segnale del frammento discale può renderlo difficilmente riconoscibile nelle immagini pesate in T2, soprattutto sul piano assiale, lo vedete sull'immagine sulla destra. Per cui è importante magari nelle ernie extraforaminali tra virgolette alte, quelle che più frequentemente peraltro danno cruralgia, acquisire anche delle immagini assiali pesate in T1. Vi sottolineo inoltre che spesso nelle sagittali non riusciamo a coprire o comunque a rendere chiara la localizzazione del frammento discale, per cui molto spesso è veramente molto importante che la scansione assiale sia acquisita anche sugli spazi intersomatici ovviamente più alti, specie nei soggetti che abbiano una cruralgia, ve lo dico per poter giudicare una buona qualità dell'esame. Questo è un altro esempio in cui di nuovo vedete il frammento discale espulso, migrato verso l'alto, vedete come nelle immagini pesate in T2, che sono quelle sulla destra, il frammento sia più difficilmente riconoscibile rispetto alla T1 perché l'ambiente adiposo del forame di coniugazione rende il contrasto tra il frammento e il tessuto adiposo più evidente nelle immagini pesate in T1. Un altro aspetto tecnico importante, anche questo per giudicare la bontà di un esame, è legato alla copertura nelle immagini assiali rispetto al disco intersomatico. Se il frammento discale è espulso e migrato verso l'alto, come vedete in questo caso, nelle immagini assiali T2 in alto e T1 in basso, nell'immagine sagittale, noi andiamo a coprire soltanto lo spazio del disco intersomatico, potremo perdere completamente la possibilità di documentare un frammento discale che sia risalito molto in alto. Motivo per cui dovete fare caso che le immagini assiali coprano da peduncolo a peduncolo vertebrale, solo questo vi consentirà di documentare il frammento discale espulso e migrato in questo paziente verso l'alto. Sapete che le ernie del disco sono molto più frequenti negli ultimi due spazi intersomatici, nell'altro 10% se lo dividono le ernie L3 e L4 e una percentuale molto bassa, 3% le ernie alte, che vi ripeto sono quelle poi che correlano più frequentemente con dolori di tipo cruralgico. Questi frammenti possono ovviamente entrare in conflitto non solo con la radice ma anche col ganglio radicolare, a volte può non essere facilissimo distinguere il frammento discale dal ganglio radicolare, ovviamente ci aiuta molto anche la clinica del paziente. Non è infrequente che il frammento discale appaia iperintenso in T2, qui lo vedete abbastanza bene nell'immagine in basso sulla destra, in cui vedete che l'ernia del disco ha un segnale più alto rispetto al disco intersomatico da cui proviene. Questa iperintensità del frammento discale è descritta
fino all'80% dei casi e potrebbe rappresentare o semplicemente la parte polposa del disco intersomatico o una sua iperidratazione conseguente alla reazione da parte dell'organismo al frammento discale stesso, che vi ricordo è un tessuto antigenicamente segregato, quindi non viene riconosciuto dal nostro organismo. E qui c'è di nuovo l'immagine del frammento iperidratato. Questi frammenti iperidratati sono peraltro i frammenti che più facilmente vanno incontro a una disidratazione, una regressione spontanea. Questo mi consente di citare un articolo pubblicato ormai, ahimè, molti anni fa dal nostro gruppo, in cui io ero stato il primo autore, in cui per primi descrivemmo con l'immagine soprattutto la possibilità che in una elevata percentuale di casi, vedete più del 60%, il frammento discale poteva regredire spontaneamente nei soggetti non operati. Questo è un articolo che a modo suo comunque ha fatto un po' una piccola storia anche della patologia discale, una cosa che i neurochirurghi già conoscevano, che l'attesa molto spesso poteva essere risolutiva nella sintomatologia del paziente, ma quello che era meno conosciuto poteva essere risolutiva anche nell'evoluzione della scomparsa del frammento discale. Bene, questo avviene soprattutto, vi sarà capitato nella pratica clinica o vi capiterà, in quei soggetti che hanno appunto frammenti espulsi, che lo vedete nell'immagine a sinistra, emigrati. Il frammento espulso emigrato, iperintenso in T2, quindi molto idratato, è quello che ha buonissime chance di regredire spontaneamente, quindi laddove la sintomatologia clinica lo consentono, perché ovviamente è sempre la clinica del paziente che fa decidere se operare o no. Diciamo che questi sono elementi prognostici favorevoli per una terapia di attesa. Molto, molto raramente le ernie possono essere intradurali, vedete 0,27% di tutte le ernie del disco. In questo caso ci deve essere un'adesione della dura con una lacerazione della dura e il frammento che si localizza in sede intradurale, ma sono un'assoluta rarità nella pratica clinica. Alla patologia discale si associa, sapete abbastanza bene, anche una modificazione dei piatti vertebrali. Queste modificazioni prendono il nome dal neuroradiologo americano Michael Modick, in primo, secondo e terzo tipo, con un'incidenza che aumenta con l'età. Il primo tipo è legata a microfratture da stress, quindi a un edema sostanzialmente dei piatti vertebrali, caratterizzata da ipointensità in T1 ed iperintensità in T2. Può migliorare o può progredire verso il tipo 2. Si riscontra raramente nei soggetti asintomatici, quindi è un reperto importante, è la vera algodistrofia dei piatti vertebrali, quindi va assolutamente documentata e segnalata nel referto neuroradiologico. Il tipo 2 è l'evoluzione adiposa di una tipo 1, è più frequentemente stabile. Raramente regredisce al tipo 1, si riscontra anche qui piuttosto raramente, ma con minore incidenza nei soggetti asintomatici ed è, come vi dicevo, caratterizzata da un ipersegnale sia in T1 che in T2, lo vedete nell'immagine, per l'involuzione appunto adiposa del piatto vertebrale. Il grasso, sapete, ha un segnale elevato sia in T1 che in T2. L'ultimo stadio, lo stadio 3, è la sclerosi, che è quello il reperto che poi andiamo a riscontrare anche negli esami radiografici ed è caratterizzata da un iposegnale sia nelle immagini pesate in T1 che nelle immagini pesate in T2. Il significato clinico delle modificazioni dei piatti vertebrali è un po' l'abbiamo accennato, sicuramente il più rilevante è il Modick di primo tipo, specie se visto nei soggetti più giovani, perché correla con il disco doloroso della discografia con un valore predittivo positivo dell'80%, una specificità quasi del 100%, quindi è un riscontro fortemente legato al dolore lombalgico. Questo specie si è esteso a oltre il 25% del corpo vertebrale, che chiaramente ne attesta una maggiore gravità. La lombalgia migliora passando dal Modic 1 a un Modic 2. E lo stesso significato si può applicare alla documentazione dell'analogo edema che si associa alle ernie intraspongiose, quindi alle ernie di Schmoll. Sono elementi importanti che vanno segnalati, interpretati, soprattutto quando sono di entità così importante. Qui vedete la presenza di liquido sinoviale tra le faccette articolari.
che è sicuramente un segno di instabilità articolare. Quindi sono pazienti che sicuramente dovranno integrare lo studio anche con uno studio radiografico dinamico. Questo reperto si associa frequentemente a una presenza di un edema delle fascette articolari e dei peduncoli vertebrali, come vedete peraltro nell'immagine sulla destra, in cui oltre al versamento sinoviale c'è una iperintensità di segnale nelle immagini pesate in T2. Iperintensità di segnale che, come vedremo dopo, va cercata con sequenze idonee. Le sequenze idonee sono le sequenze T2 con la soppressione del tessuto adiposo, le famose STIR. Come vi ho detto, quando c'è una raccolta sinoviale importante, per importante intendiamo sopra a 1,5 mm, questo correla chiaramente con l'instabilità e deve suggerire la necessità di un approfondimento con radiografie dinamiche. Il significato clinico dell'artrosi è discusso perché in studi con blocco antalgico facettale il dolore di origine facettale ha un'incidenza molto variabile, vedete dal 15 al 50%. Soprattutto se valutato con la tomografia computerizzata, in cui abbiamo detto che è un reperto ancora più frequente. Discorso diverso è l'alterazione di segnale nelle sequenze di due STIR, che invece è fortemente correlata con la sintomatologia. Ricordatevi che è un edema, in questo caso, come l'edema dei piatti vertebrali, anche l'edema delle fascette articolari è in qualche modo strettamente correlato con una sintomatologia dolorosa della fascetta articolare. Ecco, qui vi sottolineo di nuovo l'importanza di cercarlo con le sequenze idonee. Purtroppo non in tutti gli studi le STIR vengono eseguite di routine nella valutazione del rachide lombare, cosa che secondo me dovrebbe essere fatta sicuramente sul piano sagittale, ma se ci sono dei dubbi sul piano assiale. Vi faccio vedere queste due immagini in cui notate esattamente lo stesso livello, come l'artrosi della fascetta articolare, soprattutto sul lato di destra, sia ben evidente anche nella T2 convenzionale che è quella sulla sinistra, ma solo con la STIR sia possibile documentare l'edema della fascetta articolare. E qui lo vedete di nuovo, un versamento sinoviale associato ad edema delle fascette articolari, reperto peraltro in questo caso legato alla presenza di una pregressa frattura vertebrale, vedete ancora che c'è edema del corpo vertebrale. Un terzo delle fratture vertebrali sviluppano ovviamente una instabilità facettale con un edema delle fascette articolari che può a volte giustificare la persistenza della sintomatologia dolorosa o una conversione della sintomatologia dolorosa legata nella fase acuta all'edema osseo-vertebrale e in una fase invece più subacuta o cronica ad una instabilità con un edema delle fascette articolari. Di significato analogo è l'edema del peduncolo vertebrale, che è riportato molto più raramente rispetto all'edema delle fascette articolari e correla con il dolore. È un reperto soprattutto dei giovani, in cui è un segno di frattura da stress della parsa articolare del peduncolo. Peraltro un reperto difficile anche da gestire dal punto di vista terapeutico. In quanto la sua persistenza, che spesso ritroviamo in questi ragazzi giovani, soprattutto che fanno sport agonistici, suggerisce la necessità di modificare un approccio terapeutico. Sicuramente la sua regressione correla con un miglioramento clinico. E nella tabella sotto vedete come nei soggetti giovani si correli prevalentemente a una problematica di stress sulla parse e sul peduncolo, mentre nei soggetti più anziani sia più correlata con un problema degenerativo delle fascette articolari. Qui lo vedete in un altro paziente, l'artrosi della fascetta articolare associata a un lieve versamento sinoviale e un edema da stress dei peduncoli vertebrali, in questo caso su base degenerativa. In genere quelle forme monolaterali sono appunto su base degenerativa. In questo caso invece vi sottolineo di nuovo l'importanza dell'acquisizione delle sequenze STIR, qui vedete sia sul piano sagittale confrontate con la T2 turbospineco, sia sul piano assiale di nuovo confrontate con la turbospineco. Vi rendete conto come le sequenze T2 convenzionali abbiano una enorme sottostima del problema, per cui è evidente che l'acquisizione delle sequenze STIR è assolutamente indispensabile.
Sempre relativa agli elementi posteriori, dobbiamo ricordare la borsite interspinosa, che è una conseguenza della degenerazione discale, porta a una neoarticolazione sinoviale tra i processi spinosi, favorita anche dalla iperlordosi e dall'anterolestesi. È maggiore a livello L4 e L5, si caratterizza appunto per un ipersegnale del legamento interspinoso e anche del legamento spinoso stesso. Non è riportata nei soggetti asintomatici. Ne vedete un esempio sul piano assiale. E sul piano sagittale, sempre sequenze T2 stire in un paziente con un'evidente stenosi del canale vertebrale. La borsite interspinosa o malattia di Bastrop, seppure rara, deve essere descritta nei nostri report perché può essere target di una possibile infiltrazione steroidea. La macroinstabilità determina uno scivolamento dei due corpi vertebrali, quella che definiamo spondilolistesi. Nel caso di una forma degenerativa, è spesso una conseguenza della sagittalizzazione delle faccette articolari che porta a uno scivolamento anteriore, spesso rotatorio, del soma sovrastante, che è più frequente a livello L4 e che è favorita ovviamente dall'iperlordosi e dal sovrappeso. Sapete che è classificata da Meyerding in 4 gradi a seconda della percentuale di scivolamento dal 25 fino al 75%, c'è cioè addirittura un quinto caso, in cui, un quinto grado in cui lo scivolamento è completo e supera la limitante della vertebra sottostante, come vedete nell'immagine in basso sul lato di destra. Spesso in questi pazienti si sviluppano cisti sinoviali, che sono formazioni appunto cistiche provenienti dalla sinovia, contenenti sostanzialmente fluido sinoviale, gelatinoso, con possibili componenti emorragiche che si vanno spesso a distribuire alla periferia della cisti. Sono un reperto abbastanza frequente e possono essere anche sintomatiche, quindi ovviamente dare luogo a una sintomatologia delle radici della cauda o anche di una radice emergente al forame di coniugazione, quindi simulare in qualche modo anche la sintomatologia legata all'ernia del disco. È chiaro che in questo caso il riconoscimento è piuttosto semplice perché è chiaro che la patologia origina dalla parte posteriore del canale vertebrale e comprime il sacco durale appunto da dietro sostanzialmente. Sono cisti che possono essere anche funzionali, modificarsi nel tempo. Questo è un caso che avevamo pubblicato tanti anni fa. Un paziente che è venuto a un primo esame A con una sintomatologia sciatalgica sul lato di destra e poi è ritornato in B qualche mese dopo, con la risoluzione della cisti sul lato sintomatico, il passaggio non è un passaggio, ma evidentemente la formazione della cisti sul lato controlaterale. Questo non è un reperto frequentissimo, ma può accadere proprio perché sono cisti funzionali legate alla distensione della sinovia. Molto spesso però rimangono stabili e come in questo soggetto possono dare un impegno foraminale e una compressione della radice. A volte possono essere enormi, come in questo paziente, e entrare anche in diagnosi differenziale, come vi dicevo prima, con dei grossi frammenti discali. Ecco, in genere la ipointensità periferica è abbastanza tipica delle cisti sinoviali, oltre che ovviamente la sua origine, dalla faceta articolare. A volte possono andare incontro a emorragie all'interno della cisti, per cui il segnale può diventare fortemente iperintenso in T1, e molto molto raramente possono anche determinare emorragie nel canale vertebrale. Ci è capitato recentemente un caso di una cisti che ha sanguinato e dato una compressione delle radici della cauda che ha richiesto un intervento chirurgico di urgenza. La terapia delle cisti sinoviali è la terapia della instabilità, quindi spesso è una terapia chirurgica, ma un primo tentativo si può fare, si può tentare di fare anche con la neuroradiologia interventistica. Sostanzialmente il concetto è quello di iniettare a pressione, in genere fisiologica e contrasto, tramite la fessura della faccetta articolare in maniera tale da far esplodere praticamente la cisti, iniettando appunto a pressione il contrasto e la fisiologia. Se la cisti esplode, come in questo paziente, vedete il contrasto che si distribuisce perifericamente al canale vertebrale. Questo è un altro caso di una grossa cisti sinoviale, anche questa trattata, vedete il contrasto stravasato nel canale vertebrale, vedete poi il contorno a distanza con la notevole riduzione delle dimensioni della cisti.
Purtroppo non è sempre così, a volte le cisti non si riesce a farle esplodere, poi a volte si possono riformare, questo ovviamente richiede poi un intervento chirurgico. Non è successo in questo paziente, qui vedete il pre e post, terapia, diciamo, di neuroradiologia interventistica, che potrebbe essere anche considerata il trattamento di prima istanza, perché comunque comporta una riduzione del dolore a 6 mesi in una percentuale molto alta, e quindi la chirurgia potrebbe essere considerata o come seconda istanza nei soggetti non responders o in caso di recidiva della cisti, cosa che peraltro può tranquillamente avvenire. La spondilolisi è la frattura da stress dell'istmo vertebrale, può essere uni o bilaterale, in questo caso si associa a eventuale listesi, è più frequente a livello L5, anche qui ci sono 4 gradi descritti da Hollenberg, il grado primo è l'edema con istmo, con corticale integra, evidentemente è una classificazione che si basa sul riscontro di risonanza magnetica, perché l'edema è visibile solo con una risonanza magnetica con le sequenze di due Stier. Il secondo grado coinvolge l'istmo, c'è una frattura incompleta, il terzo c'è edema e frattura completa, e nell'ultimo grado c'è la frattura completa senza più l'edema, quindi una fase evidentemente molto avanzata. La risonanza magnetica all'edema dell'istmo e del tessuto adiposo tra la dura e i processi spinosi si forma per un aumento delle dimensioni del canale vertebrale con una specificità e una sensibilità del 79%. In pratica, per capire se effettivamente ci troviamo di fronte a una spondilolistesi con spondilolisi, è sufficiente andare a vedere la presenza di questa iperintensità di segnale indicata nella freccia nello spazio epidurale posteriore a fronte di uno scivolamento vertebrale, come vedete in questo paziente, se questo reperto è presente, sicuramente siamo di fronte, almeno con buonissima probabilità, a una spondilolistesi con spondilolisi, che come vedete nell'ultima linea di questa diapositiva è un reperto sostanzialmente assente nei soggetti asintomatici, quindi è quasi sempre correlato a una sintomatologia dolorosa. Tanti pazienti che arrivano alla nostra osservazione di risonanza magnetica con lombalgia hanno di fatto una spondilolistesi. La spondilolistesi di quarto grado non è statisticamente associata al dolore lombare, questo potrebbe essere un paradosso, ma anche questo capita non infrequentemente nella pratica clinica, a volte le listesi molto importanti non sono strettamente correlate con una sintomatologia dolorosa. Bisogna tuttavia considerare che nella maggior parte degli studi sono state considerate solo forme lievi e non è stata valutata la fase dinamica. La lisi acuta invece, o subacuta invece è fortemente associata al dolore, quindi la fase in cui c'è edema dell'istmo del peduncolo è una fase dolorosa, quindi questi paradossalmente, quindi nelle forme più lievi, più frequentemente è associata a una sintomatologia dolorosa. Tutte queste condizioni patologiche possono determinare una stenosi che può essere del canale, quindi centrale, generalmente un canale al di sotto del centimetro, o stenosi laterale, che possono coinvolgere i recessi laterali, come abbiamo visto prima, o i forami di coniugazione. In genere le cause delle stenosi lombari sono miste, cioè una predisposizione congenita con un peduncolo corto, cui si sovrappongono delle con cause di tipo degenerativo, quindi protusioni, ernia del disco, artrosi delle faccette articolari, come vedete in questo paziente con una stenosi a due livelli, L2, L3 ed L3, L4. Questo è un altro paziente in cui la stenosi, soprattutto a livello L4 e L5, è sostenuta da una patologia mista, sicuramente c'è una importante protusione del disco, ma c'è anche una grossa artrosi delle faccette articolari con versamento sinoviale. In questo paziente ha anche un grosso ispessimento dei legamenti gialli, che a volte è un elemento determinante ad aggravare la compressione posteriore sul sacco dorale. Un caso simile, anche qui vedete una grossa artrosi con instabilità delle faccette articolari, sull'immagine assiale in alto sulla sinistra, un importantissimo ispessimento dei legamenti gialli, che determina una grossissima compressione posteriore sul sacco durale, vedete le radici della cauda,
che soprattutto nell'immagine sagittale di 2 hanno un aspetto cosiddetto ridondante, quindi non hanno quell'aspetto lineare teso, c'è anche un piccolo lipoma del filum terminale, ci sono segni di una sindrome di Bastrup, vedete l'iperintensità dei legamenti interspinosi sia a livello L3, L4 che L4, L5, quindi una situazione molto complessa. Qui abbiamo invece una stenosi del recesso, queste si valutano soprattutto meglio nelle immagini assiali, in cui lo scivolamento della fascetta articolare può determinare una riduzione delle dimensioni del recesso laterale e evidentemente una compressione posteriore sulla radice. A volte alle alterazioni discosomatiche possono associarsi anche alterazioni morfologico di segnale dei muscoli paraspinali, queste sono esperienze abbastanza iniziali nella letteratura, anche un po' discusse. Vedete qui l'evoluzione di un quadro da normalità con una buona rappresentazione soprattutto dei muscoli paraspinali posteriori verso a un'involuzione adiposa dei muscoli che diventano infarciti di tessuto adiposo. L'infiltrazione adiposa, soprattutto a livello del muscolo multifidus, secondo alcuni autori correla con la lombalgia cronica, non si sa prima, però se venga prima l'uovo o la gallina, cioè se sia di fatto una conseguenza della ipomobilità del raquide o quindi sostanzialmente legata all'atrofia o viceversa. Quindi è un reperto che può essere anche segnalato, ma il cui significato clinico rimane un pochino da valutare perché manca una metodologia condivisa negli studi, una buona valutazione di studi longitudinali. Sicuramente invece va segnalata un'alterazione diffusa dei muscoli, non di carattere involutivo adiposo, ma soprattutto di carattere ematoso, quindi vedete un'iperintensità di segnale della fascetta articolare con versamento sinoviale. Vedete il muscolo multifidus con la doppia freccia sul piano coronale diffusamente iperintenso nella T2 stile, questo evidentemente è un segno di invibizione adiposa, quindi di un edema del muscolo stesso. Quindi in questo caso ovviamente è un reperto che è importante segnalare. Le conclusioni, se si possono fare delle conclusioni su un argomento così vasto, quello che vi volevo trasmettere soprattutto è che l'esame deve essere eseguito in maniera corretta, quindi anche voi come neurochirurghi dovete imparare a giudicare non soltanto la presenza di un esame, ma la presenza di un buon esame, che l'esame sia stato fatto ed eseguito a regola d'arte, perché solo un esame eseguito a regola d'arte può darvi tutte quelle informazioni che poi potete utilizzare per prendere delle decisioni terapeutiche. I reperti più importanti che devono essere segnalati ovviamente sono le alterazioni dei piatti vertebrali, soprattutto le modiche di primo tipo, soprattutto, abbiamo detto, se particolarmente estese, l'artrosi delle fascette articolari, soprattutto se c'è un associato edema articolare e versamento sinoviale, reperto, abbiamo detto, che si valuta sicuramente meglio nell'immagine T2 STIR, le degenerazioni discali gravi o le protrusioni, ma soprattutto se è un soggetto giovane, perché abbiamo detto che sono reperti che aumentano comunque fisiologicamente con l'età. Le condizioni di spondilolisi e soprattutto di pre-spondilolisi, quindi le forme iniziali di lisi in cui c'è ancora presente un edema della parte articolare del peduncolo, sono importanti da documentare e da segnalare. Ovviamente la presenza di ernie discali, ma non solo la loro presenza, la loro localizzazione anatomica, la presenza di un frammento migrato, ma anche la presenza di un frammento idratato o non idratato, perché come vi ho fatto vedere anche questo può essere importante per una successiva decisione terapeutica. Grazie per l'attenzione.